Ciao ragazzi, nuovo video Tutto Tech. Oggi Ciao. Affronteremo di nuovo l'argomento, guardiamo un pochettino i prodotti dopo un lasso di tempo X, se funzionano ancora, se li utilizziamo ancora e come vanno. In breve la nostra rubrica sarà ancora smart? Quindi andiamo ad affrontare per prima cosa l'argomento prese smart e qui vi faccio già un piccolo spoiler, siamo soddisfatti pienamente. E poi risponderemo ad un nostro iscritto, almeno spero, che si chiama Giuseppe Guerra, il quale ci ha chiesto tempo fa in un commento se lo specchietto retrovisore smart funzionasse ancora. Andremo ad analizzare il tutto e Marco vi dirà la sua esperienza, visto che l'ha installata sia Marco sia i miei genitori. Partiamo subito con la presa smart della Tapo. Abbiamo acquistato questo prodotto tempo fa, ormai sarà quasi anche questa 2 anni fa circa, e io l'ho installata in sala per poter comandare una lampada. Una presa che non ci ha dato assolutamente nessun tipo di problema, né per l'installazione né per l'utilizzo. L'app è molto chiara e con il nostro dispositivo vocale funziona perfettamente. Quindi anche a distanza di tempo vi posso consigliare che le prese smart sono uno di quei pochi prodotti che non danno alcun problema, rimangono sempre connesse, funzionano egregiamente e ci sono addirittura quelle che tramite l'applicazione vi possono anche dire i consumi effettivi, visto che in questo periodo bisogna stare molto attenti alle bollette. Questa vi può aiutare per poter capire se c'è qualcosa che ha sforato un pochettino il vostro budget o i vostri consumi. Detto questo, vi consigliamo nuovamente di acquistare questo tipo di presa, che sia la Tapo piuttosto che tante altre, perché comunque c'è stato un periodo che ne abbiamo ricevute veramente tante, e vi lasciamo qui sotto in descrizione qualche modello da poter acquistare direttamente su Amazon. Ma adesso passiamo a rispondere alla domanda che ci ha fatto Giuseppe Guerra inerente lo specchietto retrovisore smart. Allora, ebbene sì, caro Giuseppe, dopo 2 anni lo specchietto funziona ancora egregiamente. Allora, dopo aver fatto il video di installazione, mi sono recato presso un centro che fa questo tipo di installazione, l'ho fatto installare a loro, giusto per far nascondere tutti i fili e avere un lavoro fatto pulito proprio. Quindi, una volta fatto quello, nessun problema, sempre connesso tranquillamente, appena si avvia la macchina si avvia anche lo specchietto. C'è stato solo un piccolo intoppo con la scheda SD interna, che a un certo punto ho deciso di smettere di funzionare. Insomma, non la riconosceva più. Semplicemente portandola a casa e fatto la formattazione della scheda, rimessa, ha ripreso a funzionare. Purtroppo le registrazioni che aveva fatto, quelle le ho perse. Però questo è successo circa dopo 6 mesi. Da allora poi nessun altro tipo di problema. Tutte le funzionalità descritte nei video che avevamo fatto funzionano tutte perfettamente. Le registrazioni avvengono continuamente, vengono salvate sulla scheda. Quando mi sono servite ho staccato la scheda e ho scaricato i file precisi che mi servivano e basta, poi reinstallata la scheda ha continuato a funzionare egregiamente. È ancora lì, bella e installata e perfettamente funzionante. La cosa bella è che viene utilizzata proprio come specchietto retrovisore, quindi è una comodità che è tutto installato direttamente sullo specchietto e non hai altri ingombri visivi dal punto di vista della strada, diciamo. E non è neanche così facilmente visibile all'esterno dagli altri. Quindi anche qui consigliata, direi voto 9 su 10. No, decisamente. Marco ha toccato un punto che secondo me è fondamentale, nel senso che sì, è vero che avere una telecamera vista può far sì che il ladro, il malintenzionato, che magari qualcuno che voglia fare un dispetto, demorda un attimino perché vede che c'è la telecamera, dice caspita, se questo gli arriva l'avviso, mi vede, abbiamo finito di fare il dispetto. Però c'è anche da dire che invece averla camuffata, non nascosta, camuffata insieme allo specchietto retrovisore, anche perché poi chi ha visto il nostro video dall'esterno vedete lo specchietto retrovisore, un pezzettino che esce, ma per notare che è una telecamera bisogna proprio avvicinarsi e guardare molto bene. Quindi questo dà modo alla persona che poi registra tramite questo specchietto di poter verificare se c'è stato qualche danno causato alla macchina da terze persone.
E poi il fatto che nel tempo questo specchietto non abbia mai fallato, se non probabilmente, allora è capitato anche con la telecamera con la quale ci stiamo riprendendo adesso. Ah, ecco, è vero. Ha avuto dei problemi con la SD, ma alla fine non era tanto da formattare, ho fatto anche quello, ma erano i pin sporchi. Il pin sporco fa sì che il contatto non avvenga in maniera ottimale e quindi una volta pulita la SD, questa andandosi a reinserire aveva il contatto perfetto e non dava più problemi. Quindi probabilmente anche nel maneggiarla... Esatto, in effetti oltre alla formattazione avevo anche, già che c'era, ho fatto una pulizia, diciamo. Quindi magari non serviva nemmeno formattarla. Però non è stato male, perché comunque una formattata ogni tanto male non gli fa. Quindi ragazzi, anche di questo prodotto siamo pienamente soddisfatti. Continueremo con la nostra rubrica e... fateci sapere intanto se la rubrica vi interessa per capire come ha fatto il nostro iscritto, almeno spero, Giuseppe Guerra. Se avete la curiosità di capire se parecchi oggetti che abbiamo presentato nel tempo li abbiamo ancora, se li abbiamo ancora, se li utilizziamo, se sono stati accantonati, perché qualche prodotto accantonato purtroppo dopo un lasso di tempo può succedere per vari motivi. E ce ne sono stati alcuni. Ce ne sono stati, piano piano nel tempo li affronteremo. Comunque anche per voi può essere utile, perché se dovete andare a fare un acquisto di un prodotto dove vedete 1000 recensioni su YouTube e dite ok, vabbè, l'hanno provato in quel momento, funziona tutto, certo, però a distanza di tempo regge, funziona ancora, noi vogliamo darvi questo servizio. Tutto ciò che abbiamo recensito possiamo darvi la nostra opinione dopo un arco temporale abbastanza lungo. Quindi anche di questo specchietto lascerò qui sotto il link in descrizione, sperando che sia ancora disponibile, perché c'è stato un lasso di tempo che su Amazon non era più disponibile. Quindi vediamo un attimino se trovo lo specifico o magari l'evoluzione. Vi lascio comunque qui sotto qualche link da poter cliccare. Ragazzi, la rubrica per questo momento si conclude qui. Vi spoileriamo che a breve avremo un po' di prodotti da testare, perché ci hanno contattato un po' di società, quindi presenteremo nuovi prodotti e come al solito li recenseremo cercando di essere il più obiettivi possibili. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!